Buongiorno a tutti. Volevo parlare del caro maestro Donato. Sono un bel po' di giorni che non fa video. Prima ne faceva due, tre al giorno, sono 2 settimane che non si sente, non si vede. Ma coincidesse col fatto che l'Inter è passata a Genova con la Sampdoria con 4 reti di Icardi e 4 gol fuori casa, che lui dice che fuori casa non segna mai. 4 gol. Che hai fatto? Sei sparito? Eh? Dimmi un po', sei sparito? Competente? Non so, dimmi te. Mandami un messaggio. Che fine hai fatto? Ha fatto troppi gol, Icardi, ti vergogni di fare altri video perché mo non sai più che dire. Se mi continui a criticare Icardi, tanto sai che dici tu. A me quello non mi piace, a me quello lo odio, quello deve andare via, pure se fa 100 gol, pure se mi fa schifo, non mi piace. Però i fatti stanno che stanno al quarto posto finora e grazie ai gol suoi ha fatto un sacco di gol, ha fatto 25 anni, 103 gol in Serie A. Ancora mi stai a... Ma chi levi quello, chi ce lo mette? Levi Icardi, chi ce metti al posto di Icardi? Eder? E poi? E basta? E dove vai? Quello è vero, ha le sue lacune, non è uno che ti fa gol stratosferici, tiri da fuori area, rovesciate. No, no, quello spizza e butta dentro, quello è così. A me mi ricorda tanto Filippo Inzaghi, quel tipo di giocatore da rapace dell'area di rigore, basta buttare palle lì, te ne sbaglia una, due, ma poi la butta dentro. E io dammi via un giocatore così, mi dispiacerebbe perché ancora è giovane, può dar tanto, è capitano dell'Inter. Mi dispiace che tu, a me lo sai, che non mi freghi. Ma mi dispiace che tu parli sempre, sempre male di Icardi. Se è capito, stracapito, l'hanno capito pure i polli che fai così per farti contestare da tutti gli YouTubers, per avere più visualizzazioni. Ma una persona come te, dei 40 anni, dovrebbe ragionare più senza troppe astuzie, troppe cose. Poi sinceramente ti dico una cosa, a me sta cosa che fai tutte queste pubblicità, fai questi video, tutte queste pubblicità, il mio viaggio a New York, mi metti la pubblicità di gente che non sa manco che vuol dire una chitarra, che non sa suonare. Ah, mi scrivete a questi, sono bravi, sentite, sentite, sentite che musica, sentite, sentite, ma che musica? Oh, ma sei pure maestro di musica. Ma tu dovresti essere prima di senti, io ho gente come voi, senza offesa, non la posso. Perché tu pensi ai soldi, capito? Dici, ma a me che me ne fotte, a me mi danno i soldi. A me può essere pure uno che non ha mai suonato, se mi dà 300 euro gli faccio la pubblicità. Per cui io vedo in te una persona molto, diciamo, banale, va? Diciamo banale. Saresti molto meglio a ridere, scherzare, fare battute. A me mi piace più quando parli di altre cose del calcio. Quando parli del calcio cambi proprio faccia, diventi un altro, sbatti, cosi, ci vuoi avere ragione. E poi sta cosa che dici, sono l'unico che ci capisce, l'unico competente, l'unico che è stato sui campi di calcio. Come
Come fai? Oh, ma come fai? Come io che sono da 45 anni a chitarra, mi metto a dire sono l'unico che fa certe cose, sono l'unico, ma che unico, che ce ne stanno a milioni di persone che sono nel mondo. Che ho sentite tutte che io posso dire sono l'unico. Tu hai sentito tutti gli YouTubers e sono tutti più incompetenti di te. Poi tu mi fai ridere quando dici, ah, la partita Genoa con la Sampdoria, lì sarà dura, veramente dura. Ma che sarà dura? Ci abbiamo giocato come una squadra di parrocchia. Vedi che manco c'è indovini. Io non ce l'ho con te, sto a fare una riflessione. Siccome c'hai 80-70 mila visitatori, ci avresti la possibilità di far più serio, oppure, cioè serio con la coerenza, essere coerenti, quando si dice una cosa è quella. Beh, ci avrei tanto altro da dire, però ho paura che dopo si offende, capito? Mi ha fatto chiudere un sacco di video che avevano preso un lancio di migliaia di visitatori, ma fatti bloccare. Allora, vedi, mi devo star zitto, non posso manco di più di tanto, perché dopo lo so, lui va a vedere Rosica, siccome sta così con quelli di YouTube, lo conoscono tutti, e sa giostra come gli pare. Comunque, mo sono un sacco di giorni che non ti si vede. A me, sinceramente, non mi sei mancato. Perché tanto dici sempre le stesse cose. Non è che tu vedi un video, vedi un altro. Icardi. Quanti gol deve fare sto ragazzo di 25 anni per convincere a lasciarlo in pace? Ma mo vuoi dire? Quello è il capitano dell'Inter, è amato da, diciamo, da migliaia, va, per non dire milioni, da migliaia di interisti veramente che lo apprezzano, accettano anche quando sbaglia qualcosa. I giocatori sono così, sono perfetti, insomma. C'è la partita che te può strafare, che sta talmente in forma psicologica, fisica, tecnica, che non c'è rivali. È uno tra i più forti al mondo, Icardi. Ma che se stanno a inventare? C'ha 25 anni, lo sai quanti? C'ha ancora altri 7-8 anni da giocare. Pensa che quanti gol farà questo. E tu mi stai sempre a parlare male come una persona che fa schifo. Mo, io ti ripeto e ti dico, Levi Cardi, chi compri? Dammi un esempio. Manco ce stanno in giro, se ce l'hanno, chi ce l'ha sì, in giro chi ce sta? Che puoi sostituire Icardi? Ma adesso stai fuori, oh. Ragazzi, se qualcuno la pensa come me, che c'ho ragione, mi metta l'iscrizione, perché lui ce n'ha 70.000, 80.000, mi ricordo, io ce n'ho 100 e qualcosa. Se me la sono meritata, cioè nel senso, se ho detto cose giuste, mettetemi l'iscrizione. Non vi chiedo tanto. Tanto io ho 55 anni. Con 100 iscritti che c'ho, sai, arriva. Cioè io non ci viverò mai una lira, io parlo col cuore, dico la verità. E poi se ci fai caso, io non dico parolacce. Tu sei una parolaccia continua. Cioè io dovessi dire a un ragazzino, vieta a vedere quanto è simpatico questo, e te sente tutte quelle parolacce, ma come fai? Non si può, non si può. Oh, compagna mia, ci avevo provato, dico, te voglio far vedere un video dell'interista che è simpatico.
tutte, diceva tutte parolacce, tutto spegne, ho detto senti, lascia perdere, va, non lo vedo io. Dai, ragazzi, ricordatevi che io faccio video di chitarra, video corsi di chitarra, faccio pezzi miei di chitarra con la base, sono sopra. Per i principianti fino a gente che suona a grandi livelli, perché sono 45 anni che suono, insomma, se non so toccare io una chitarra non so chi altro tocca. Bene, di nuovo spero di non avervi annoiato e di aver qualche scritto in più, ragazzi, se no non mi viene manco l'istinto di fare video. Dai, fate sto sforzo adesso. Come fa Donato? Iscrivetevi adesso, subito, 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 iscrivetevi. Va bene, vi saluto. Vi auguro tanta, tanta gioia con l'Inter, che stanno sembra che sta un po' meglio dell'altro anno. Non so che è cambiato tra l'allenatore, i giocatori. L'altro giorno ho visto questa partita stupenda. Mamma mia, ho detto se giocasse sempre così con tutti, chi la fermerebbe? Dai, iscrivetevi, mi raccomando. Se ti iscrivi, sei forte. Se non ti iscrivi, sei lento. Ciao, alla prossima.